E tu parli, parli, parli alla cornetta in fretta come fosse un interurbano e solo un'ultima moneta. Ciao ragazzi, sono Garbrave. Oggi parleremo di Coraggio, il mio nuovo disco. Dai. Ho cominciato a lavorarci 2 anni fa e ci ho lavorato mentre facevo il tour europeo. Poi mi sono preso delle case un po' in giro a Malaga, Sicilia, pure a Miami. E quindi è nato un po' in giro per il mondo, per essere concluso durante il lockdown. E anzi, durante il lockdown ho fatto tanti pezzi. Ho fatto Gemapello, ho fatto Le Guardie, ho fatto Mandovai. Purtroppo devo ringraziare il Covid per il disco, poi ovviamente per i live e tutto, qualsiasi altra cosa è andata male. Ho cercato proprio di fare un disco un po' più scuro, più chiuso da certi punti di vista, un disco che non tenesse conto di etichette, di generi. Quindi ho cercato di fare un bel mix tra tanta roba diversa. Quindi sono passato da rap a pop a indie, tra virgolette. C'è la trap, ci sta la techno. Quindi ho cercato di unire tutto questo e cercare di andare un po' contro quelle regolette che adesso ci stanno nella musica. Fatti un po' di algoritmi, musica algoritmica. Ho cercato di mettere in mezzo altre tematiche, appunto, come avete detto voi, quindi tematiche pure più pesanti rispetto ai vecchi dischi, tematiche come la droga, le dipendenze, le risse, le situazioni scomode per strada. Quindi quello sono altre chiavi, diciamo. Poi io sono maturato questi 2 anni, sono maturato in senso sono cambiato, con gli anni sono cambiato, chiaramente è cambiato pure la mia musica e quello che dico, perché io parlo proprio di roba che vivo io. Pezzo, l'emozione che ti dà il pezzo, no, ti dà, lo fai in una certa, pure la scala in una certa tonalità, quello conta tanto, no? Perché magari fai maggiore è una roba, quindi è allegra; se fai minore una roba è triste. Quindi diciamo che la base ti dà il mood per la scrittura. Poi a volte, diciamo, faccio pure magari un testo senza base e però lo accollo a un ci faccio dopo la base. Si parte dal suono e il testo poi si appiccica bene. Con Elo ci siamo conosciuti al forum di Assago, al concerto di Gue Pequeño. Siamo subito trovati bene, siamo usciti, siamo andati a far serata, abbiamo fatto amicizia, abbiamo detto facciamo un pezzo insieme, ci stimiamo tutti e due artisticamente. Quindi quest'anno gli mandai un pezzo che però non andava bene in realtà, per fortuna l'abbiamo capito, perché poi abbiamo cambiato, gli ho mandato Parli Parli, che è una roba un po' Mina Style, no? Una roba tra classico e moderno, e lei sarebbe stata perfetta per farlo, infatti l'ha fatto egregiamente. Una mamma non gli puoi volere male, magari le cose possono andare, qualcosa va male, ma non gli vuoi male, gli vuoi bene. Per me Roma è una città magica, dove ho preso tutta l'ispirazione che ho, quindi devo ringraziare e basta. Incredibile, incredibile. Io super fan di Carlo Verdone, venne al video di Che Poi. Per convincerlo a fare questo video gli mandai Marisol, che era ancora proprio all'inizio, era ancora un neonato, diciamo. E quindi gli è piaciuta. Poi lui, diciamo, è il vicino della mia stylist, abita al piano di sopra. Io una volta sbagliai piano per andare da Starianna e mi aprì lui, immagini tipo... Che sta a dire, capito? No, è stato molto figo perché lui è arrivato, stavamo già girando il video. Cala il gelo totale, nessuno parla più, no? Tutti zitti, tutti impanicati, chiaramente, no? Perdone, comunque è uno tranquillo, ma ti mette ansia, perché è uno molto serio in realtà. Allora è stato molto figo perché è andato in roulotte, mi ha chiamato e lui ha ideato la scenetta iniziale e finale, diciamo. E quindi me l'ha spiegata, spiegandomi, me l'ha fatta a me davanti, no? Allora è stato incredibile, è stato come vedere un film suo per la prima volta. I
cambiare il tipo di narrazione rispetto a quello che già c'era, che diciamo è un pensiero abbastanza non frivolo, però passa un po' il messaggio del se sei dipendente da qualcosa ci puoi convivere tranquillamente, vai tranquillo, è pure mezzo figo. E invece con questo pezzo volevo far capire che è una roba che ti può portare a cascare, no? Avere psicosi, a rovinarti abbastanza la vita, e quindi volevo raccontarla per lo squallore, poi, no? Per raccontare un po' la situazione veramente per com'è, in tutto il suo squallore, e non è solo dai gang, so figo. In realtà ti confido sta cosa, io non parlo niente di francese, una frase non te la saprei dire, una frase tutta insieme, però è bello perché suonano in una certa maniera. Io sono molto attaccato al vocabolo, quindi magari una parola come amare è brutta, è banale, invece una parola come appunto una parola in francese messa là così ti dà tanto al pezzo, da quel freshness che serve. Ciao ragazzi, sono Garbrave, un grandissimo saluto ai lettori di Fanpage. Ciao.